Benvenuti in questo nuovo video di X, e questo è un nuovo video su come appunto riparare un caricabatterie. In questo caso appunto ripareremo un caricabatterie il cui filo appunto è stato spezzato per appunto qualche incidente, ecco. E vi farò capire appunto come riparare questo difetto anche molto intuitivo, appunto, e diciamo tra virgolette un tutorial per i più inesperti. Allora, tutto quello che dovremmo avere appunto per eseguire questa operazione è un taglierino, un tagliolino per tagliare appunto la gomma del filo e del nastro isolante, ne servirà poco. Allora, tutto quello che dobbiamo fare in primis appunto è prendere una parte del filo. Beh, questa parte diciamo è già in stato avanzato, diciamo me lo sono portato avanti, mentre questa parte appunto ancora devo lavorarci, e lo farò insieme a voi. Allora, in questo caso appunto tagliamo proprio in mezzo ai fili, che è appunto in mezzo ai fili che escono. Ok, ragazzi, penso di aver messo questa parte velocizzata, tanto perché appunto è molto semplice. Ecco, dobbiamo togliere la gomma appunto attorno ai fili che fuoriescono appunto dal filo. E se in caso dovete fare diciamo un'operazione simile, propriamente molto più delicata, con il rame che ancora non esce dai fili, lo farò con questo qua rosa che vedete. Ok, e anche appunto questa parte è riuscita, appunto è uscito parte di questo rame all'interno. Ok, ora che avremo tutti e quattro fili, uno e due abbastanza appunto fuoriusciti fra di loro, guardate, appunto dovremmo avere almeno questa fuoriuscita di fili, dovremmo intrecciare filo appunto verde con filo verde, comunque filo rosa con filo rosa, ma anche alternati, ad esempio rosa con verde, verde con rosa, basta che essi non si toccano fra di loro. Li intrecciamo in questo modo. Vabbè, ora io farò i colori uguali, ma comunque ragazzi funziona, basta che siano alternati, basta che non si toccano fra di loro. Taglio qua un po', per dividerli ancora un po'. Allora, prendiamo quello rosa con quello rosa. Fate una croce così, cioè incrociateli in questo modo, li prendete tutti e due in un colpo solo, aspettate ragazzi, li prendete in questo modo e intrecciate. E piegate poi, fino a fare una massa di fili in questo modo. Vedete? Si sono intrecciati fra di loro. Adesso prendiamo un po' di nastro isolante. Ok, già anche così ne basta. Non so se lo vedete. Penso di no. Ok, anche così. Va bene. E lo avvolgiamo attorno al filo che abbiamo appena collegato. Ovviamente dopo questa operazione, che avremo collegato anche il filo verde con il filo verde, ovviamente non sottoponete lo stesso sforzo al caricatore. Cioè non lo tirate più, vuoi dire, perché ovviamente è molto più delicato di prima. Cioè non lo tirate a prescindere, anche se non è rotto. Diciamo. Allora, stiriamo comunque sempre i fili.
E colleghiamo anche questi fra di loro, come abbiamo fatto con il filo rosa. Perfetto. Prendiamo ancora un po' di nastro adesivo, isolando. Prendiamo ancora un po' di nastro adesivo e diciamo isoliamo pure loro con il nastro. Quando ci riesco. Scusate per il nastro adesivo messo un po' male, però basta che venga coperto il rame e non faccia cortocircuito con l'altro filo, ok? Ah sì, il filo dovrebbe essere pronto. Ora lo collego a una presa elettrica e caricherò questo cellulare per verificare se funziona, appunto. Ok, anche il LED del caricatore si è acceso, vediamo se funziona. Ok ragazzi, ci ho dovuto giocare un po', però comunque vabbè, ma è colpa del mio cellulare che ha, diciamo, l'attacco un po' difettoso. E come possiamo vedere sta caricando, non so se è vero, aspetta che ve lo avvicino un po'. La telecamera è Huawei, quindi quando c'è il LED acceso vuol dire che sta caricando. Vabbè ragazzi, lasciate stare diciamo, il mio cellulare e l'attacco che è un po' difettoso. Comunque ragazzi, spero che questo video, se vi è stato utile, mettete un bel mi piace. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!